Poracci, bravi tutti perché avete riconosciuto uno dei momenti più cringe mai visti durante un E3. Mario è arrivato per primo e anche se ha modificato la risposta gliela do per buona, se no vince sempre Gempio of Magic. Mentre mi avete steso con tutte le risposte sbagliate, ma Giubi se ne esce con Miyamoto che festeggia la morte di Mario e vince tutto. Questa è lore poraccia. Va bene, andiamo avanti. Di che gioco si tratta? Mi raccomando, solo risposte sbagliate. Sorprendetemi. Poracci, bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi a cadenza irregolare. Ma lo sentite? Questo profumo di soldi? Beh, dovreste, perché questa sarà una puntata ricchissima. Parleremo di potenziali brutte notizie per Mario Strikers, dei migliori saldi per Switch in occasione del celebratissimo Festival di febbraio e anche di nuove indiscrezioni relative al remake di Resident Evil 4. Prima di tutto però un piccolo sforzo. Bisogna continuare a marciare per conquistare in modo non violento il prima possibile internet.com e fondare così il Poroverso. Lasciate un like, iscrivetevi attivando la campanella delle notifiche e seguitemi ovunque, trovate tutti i link in descrizione. Bene, ho detto tutto, iniziamo! Partiamo con qualche notizia al volo, perché il potenziale acquisto di Activision da parte di Microsoft continua a riservare sorprese inaspettate. Ma una sorpresa è per forza inaspettata. Ma si può dire, vabbè. Dopo che Phil Spencer aveva rassicurato tutti su Twitter affermando che Call of Duty sarebbe rimasto su PlayStation almeno fino allo scadere degli obblighi contrattuali tra Sony e Activision, il presidente di Microsoft, Brad Smith, ha rilanciato la posta in gioco durante un'intervista con CNBC. Smith ha infatti confermato che l'acquisto non inciderà sulla natura multipiattaforma di importanti produzioni come Call of Duty, anzi, l'obiettivo è quello di farle approdare anche su altri device, come quelli Nintendo. Come esempio Smith cita Minecraft, produzione disponibile anche su piattaforme rivali, un caso che dovrebbe diventare l'esempio per tutti gli altri brand. Ma ve lo immaginate un ritorno di COD su Switch? È dal 2013, con Ghost su Wii U, che Activision ha abbandonato il supporto alle console Nintendo, ma anche su Wii non è che fossero stati sfornati dei capolavori. Riuscirà Microsoft a dare un senso alla popolare serie di FPS anche su una piattaforma così particolare come Switch? A proposito di FPS, ho il cuore spezzato, ma a quanto pare Crossfire X ha già vinto il premio di peggior gioco dell'anno e siamo solo a febbraio. Allora, il titolo è un free to play, una sorta di clone molto generico di Counter-Strike Go, ma per accompagnare il lancio occidentale sono state commissionate a Remedy, lo studio di Alan Wake e Control, due campagne in single player, una delle quali è disponibile gratuitamente su Game Pass. Operation Catalyst sta venendo distrutta da tutta la critica e si parla di un gioco cortissimo, pieno di bug e anche pacchiano. Per quanto adori Remedy, sembra si tratti di un progetto su commissione in cui non si sono impegnati più di tanto, ma che vi devo dire, io comunque mi sa che me lo giocherò. Alla fine sta sul pass, poi magari vi dirò le mie impressioni. E chiudo ricordandovi che ci avviciniamo sempre di più all'uscita di Horizon Forbidden West, la prima grande esclusiva Sony per questo 2022. Il 14 usciranno le prime recensioni, ma se intanto avete intenzione di preordinare il gioco, vi ricordo che sia in fisico che in digitale vi conviene prendere la versione per PS4, anche se giocherete il titolo su PS5. Questo perché le due versioni differiscono nel prezzo di 10€, ma acquistando l'edizione old gen avrete comunque diritto al free update che ottimizzerà il titolo per PlayStation 5. Insomma, a meno che non vogliate a tutti i costi la custodia brandizzata PS5, sapete quale versione prendere. Ma passiamo alle notizie del giorno e parliamo di Mario Strikers Battle League, quello che per me ha rappresentato un annuncio fenomenale a tutte le carte in regola per diventare il miglior calcistico arcade su Switch, non che ci sia tutta sta grande concorrenza. Però è stato fatto notare un dettaglio che getta qualche importante dubbio sulla produzione targata Next Level Games. Sulla pagina eShop del gioco, sul sito americano, se andiamo a vedere la sezione ESRB Rating, noteremo una dicitura non proprio incoraggiante, ovvero presenza di acquisti in game. Il problema è questo, che se da una parte sono emozionato all'idea di un ritorno della serie, sono convinto che la riuscita di un progetto del genere dipenda molto dall'offerta contenutistica del titolo, e dal trailer iniziale non è che si sia visto molto. Il roster sembra composto da soli 10 personaggi, e c'è anche uno shop in cui si acquistano gli equipaggiamenti per i calciatori, un campanello d'allarme che aveva attirato da subito la mia attenzione. C'è da dire però che allo stesso tempo le controparti europee e tedesca del sistema di rating non riportano
alcuna menzione riguardo la presenza di acquisti in game, microtransazioni o DLC, anche se non è proprio nello stile di Nintendo, almeno su console. Bisogna ricordarsi che ci troviamo di fronte a un titolo improntato verso l'online, un gioco che l'azienda di Kyoto potrebbe trattare come una produzione a supporto continuo, quindi magari infarcita di acquisti cosmetici, microtransazioni o futuri DLC, magari come è stato fatto per Smash e Mario Kart, oppure espansioni più sostanziose che nel corso dei mesi aggiungeranno intere nuove modalità o addirittura battle pass stagionali. Io, essendo un po' boomer e gamer vecchia scuola, non apprezzo tantissimo questi modelli di monetizzazione, ma che siano presenti o meno, prego solo che non incidano sulla qualità del prodotto finale una volta commercializzato. Non c'è sensazione peggiore di quella di trovarsi di fronte a un titolo completo a metà o falsato nella progressione per invogliare gli utenti ad ulteriori acquisti. Vi terrò informati su eventuali aggiornamenti, però intanto ditemi, secondo voi vedremo microtransazioni o DLC per Mario Strikers Battle League? Finalmente Nintendo ha dato il via al Festival di Febbraio, una delle feste più antiche e celebrate in tutto il mondo. Il Festival di Febbraio. Vabbè. Una nuova ondata di sconti, a dire la verità, abbastanza deludente. Saranno anche 1000 i titoli in offerta, ma se poi alla fine i nomi sono sempre gli stessi, dopo un po' tutte queste campagne promozionali perdono il loro senso. Vi segnalo comunque alcune offerte che vale la pena tenere d'occhio. Ovviamente escludo i nomi in prima pagina e le produzioni first party. Ad esempio, se non avete mai giocato Mario Kart o volete provare gli Xenoblade in vista del terzo capitolo, il prezzo di 39,90 è ottimo, ma andiamo a vedere qualche nome un po' più ricercato. Sconto del 50% su Lost in Random, particolare action adventure ad opera di Zoink Games, gli stessi di Flipping Death e Fe, che l'anno scorso aveva attirato l'attenzione di molti. L'estetica alla Tim Burton e un combat system in tempo reale che unisce il lancio dei dadi a un gioco di carte fanno di Lost in Random un esperimento molto particolare, non a caso pubblicato dall'etichetta EA Originals. Con soli 5€ vi portate a casa la collection di XCOM 2, che include il gioco base e la sua espansione, War of the Chosen, un grande classico dei GDR tattici di stampo occidentale, un'ottima alternativa a Triangle Strategy se lo stile retro non vi attira più di tanto. A proposito di GDR, se masticate bene l'inglese, ma veramente bene, Disco Elysium è considerato come uno dei migliori esponenti di sempre del genere. La versione Switch presentava qualche incertezza al lancio, ma ora le patch hanno migliorato di netto i tempi di caricamento. Lo sconto è interessante, ma tenete a mente che a marzo arriverà la versione fisica. 50€ per la Ezio Collection? Meglio aspettare un attimo, soprattutto perché le immagini mostrate durante il Direct non è che abbiano messo in mostra chissà quale conversione miracolosa. Se siete in astinenza da Assassin's Creed, l'unico pacchetto che vale la pena recuperare è quello che comprende il quarto capitolo e il suo seguito, Rogue. Sono gli unici a girare decentemente su Switch. Per 20€ si può fare, no? Ve ne ho parlato in un video dedicato ai giochi top su Switch. Blue Fire è in sconto su eShop a soli 9,99. Si tratta di un action adventure dai toni abbastanza dark. Spesso viene accomunato ai Souls-like per quanto riguarda il combattimento, ma secondo me non c'entra proprio niente. Anzi, se c'è qualcosa di fantastico è il sistema di movimento, sfruttato in delle sezioni platform a dir poco brutali, che ricordano i momenti più ispirati di Hollow Knight, però in tre dimensioni. Ultimo consiglio, anche se non è uno sconto, ma vi segnalo che il suo prezzo è stato definitivamente dimezzato. Cruising Blast è uno dei racing game arcade più pazzi che incontrerete mai nella vita, un gioco che è una vera lettera d'amore a un genere che andava fortissimo 2 decenni fa, ma ora purtroppo è tristemente scomparso. Dategli un'occhiata. E chiudiamo parlando di alcuni rumor riguardanti l'attesissimo remake di Resident Evil 4. Anche io sono tra quelli che ritengono che il gioco non necessiti di un rifacimento. Ma ora direi anche basta con porting e remaster, non se ne può più. E a quanto pare Capcom con questa operazione avrebbe intenzione di stravolgere l'avventura originale. In che modo? Secondo delle indiscrezioni fatte circolare da un articolo su Fanbyte e confermate da Video Games Chronicle, il progetto avrebbe incontrato numerose difficoltà durante lo sviluppo, data la volontà di Capcom di introdurre nuovi elementi all'interno di Resident Evil 4, piuttosto che creare un remake uno a uno. L'idea è quella di ricreare qualcosa di simile a quello che è stato fatto con il remake di Resident Evil 2 e l'inclusione di Mr. X.
il team di sviluppo vorrebbe proprio cambiare il tono generale dell'avventura, rendendola molto più horror, mantenendo pur sempre la vena action che contraddistingueva il capitolo apparso per la prima volta su GameCube. Insomma, si vorrebbe evitare il mezzo passo falso fatto con Resident Evil 3, progetto criticato ampiamente dai fan di vecchia data, che avevano visto nel remake un gioco povero di contenuti rispetto all'originale. Quindi a quanto pare il gioco sarà stravolto in molti suoi aspetti. Ad esempio, la sequenza iniziale si svolgerà durante la notte, un cambio radicale rispetto all'iconica accoglienza riservata al povero Leon. In ogni caso, sempre secondo i rumor, saremmo costretti a fantasticare ancora per poco, visto che Capcom avrebbe intenzione di annunciare il remake a inizio 2022. Cioè, adesso, che sia mostrato durante uno State of Play o un PlayStation Showcase, o magari un Direct dedicato. Voi poracci, come ve lo immaginate un remake di Resident Evil 4? E questo poracci era tutto per oggi e per la settimana. Vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi aspetto qua sotto nei commenti per discutere assieme delle notizie del giorno. Non mi resta che darvi appuntamento a lunedì per un nuovo video e niente, fate i bravi, riposatevi, ma soprattutto nerdate duro. Io sono il Poro Strikers, Michele Evil, ciao! Ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che poracci si diventa! Luigi, ma... Oh, questo è uno show per bambini, ma che fai?